spiegato dal via è risultato il più in palla. Ma è sì. Alla fine il Teramo uscirà tra i fischi, delusione e tanto. Inimmaginabile un pari alla vigilia. Chieti stracotto da un periodaccio, Teramo sulla spinta della rabbia post Rimini. Invece, il clima, dal sole a una bufera bianca, il Polo Nord tra le gambe. Tristezza infinita per un doppio tragico lutto di due giovani locali, dolore immenso. In campo una lotta leale, match correttissimo. Sugli spalti, dopo gli sfottò, alla mezz'ora un disastro. Nella curva biancorossa uno striscione evoca un increscioso episodio d'autogrill, 2 mesi e passa fa. Reagisce l'onda teatina, si sfonda l'accesso al comunale, si arriva dove non si può, la polizia carica, un ferito serio che finisce in ospedale, testa rotta e punti. Si rientra, ma la risposta diavolesca non si fa attendere. Sul fronte opposto, pur se in pochi e in fretta rintuzzati, ecco un altro tentativo di invasione. 10 minuti di stop, il gelo aumenta. Poi più nulla accadrà, anche dopo il triplice fischio di un discreto Pierpaoli. Chieti festeggia, Teramo contesta tutti, ma la volta se ne va dritto per i fatti suoi. No, il suo Teramo dai tanti grandi nomi non è piaciuto. Il Chieti, senza il leader Saverino, senza il forte Daniello, senza Sanna e con i 3 del Chiari messi in naftalina, si presenta con un 11 improvvisato, con Lambertini esterno sinistro di centrocampo e un abbottonato 4-5-1 che darà frutti eccellenti. Eppure al sesto già il Teramo va in rete. Terrevoli, unica esitazione in una gara superba, mette in affanno Minardi, il cui rinvio cozza su Sturba, buona la sua prima frazione. Tau approfitta e fa secco Sciarrone, con la difesa teatina a cercare con gli occhi il guardalinee. Le immagini non chiariscono nulla, il gol è valido e il Teramo, appena al decimo, si mangia il raddoppio. Beretta si ritrova solo. Sciarrone lo impietosisce, il bomber ancora a secco lo fa felice. Ruggito nero-verde al 12esimo, l'idea di Guariniello, che al 20esimo ritenta Maluccio. Prima della descritta duplice invasione, accade che Beretta triangoli con Sturba, la cosa più bella dei locali. Poi, su Beretta e il suo sparo, c'è di mezzo lo spinacione Sciarrone, prodezza. Il Teramo chiude bottega, il Chieti cresce, prende misure, confidenza e persino coraggio, anche se incide poco. Al 55esimo, recupero compreso, Tacchi, brillante, lancia da 40 metri la corsa senza esito di Guariniello, meglio Faola. Ripresa, un guizzo al quarto di Beretta, qualcuno smorza. 11esimo, Tacchi inventa, Viaggianti tra i più bravi, fionda a fil di traversa, niente male. 14esimo, Terrevoli in vita, Guariniello si fa anticipare. Il Chieti è vivo, gioca d'anticipo e arresta ogni spunto di marca teramana. Il pari è nell'involucro bianco che adorna il comunale. Così al 18esimo, Terrevoli crossa, Lambertini ricorda i tempi d'oro e si muta in cannoniere con una finezza a rientrare. Pierini, subentrato all'infortunato Mancini, non può nulla sulla traiettoria micidiale. Il Teramo ha solo frammenti reattivi. Al 25esimo protesta per uno scontro in aria tra Sturba e Serao. Pierpaoli opta per il difensore. Il Chieti, che inserisce Di Vito, va a 1000 giri con Di Cecco che dai tempi e la difesa che spranga tutti i pertugi. Solo al 39esimo Lacrimini prima sbaglia il rilancio, poi salva dall'ultimo brivido, sferzante quasi come il vento. Di qui solo schermaglie. Teramo senza luce, Chieti che si illumina, risorge dal fango innevato e dopo la tempesta capisce che può ancora provarci. Al comunale di Siena un derby carico di tensione, soprattutto in casa Chieti, costretto a fare il risultato al cospetto del Teramo, a ridosso della zona playoff che vede da vicino, ma che non riesce ancora ad agganciare. Zecchini inserisce dal primo minuto Del Grosso in luogo di Vincenti e Tawa preferito a Chianese. Per gli altri 9 undicesimi confermato lo schieramento di domenica scorsa. Donati, ex di turno in casa Chieti insieme a Tacchi, agli uomini contati. Squadra rivoluzionata per le assenze di Saverino, Daniello e Sanna. In campo un 4-3-3 con l'utilizzo tra i titolari di Viaggianti e Lambertini. L'avvio di gara sorride ai padroni di casa che alla prima occasione colpiscono i rivali. Al sesto rimpallo su Sturba, difesa nero-verde sorpresa e Tawa in sacca senza alcun problema. Il giocatore della Nuova Caledonia esulta e ringrazia Zecchini che per la prima volta quest'anno in campionato lo mette in campo dall'inizio. Il Chieti tenta di abbozzare giocate pericolose esponendosi però alle ripartenze biancorosse e così al decimo Beretta ha la palla nitida del raddoppio ma Sciarrone gli chiude la strada con prontezza. Donati corregge la disposizione difensiva con Serao ora esterno di destra e Minardi centrale con Bonfanti. I neroverdi in questa fase fanno la gara alla ricerca del pari. Guariniello molto attivo insieme a Tacchi ci prova 2 volte da fuori area. Prima al 13esimo, palla alta.
poi al 21esimo con tocco finale in angolo di un difensore biancorosso. Il Teramo non sta a guardare, anche se il Chieti si fa preferire sul piano della corsa e del temperamento. Alla mezz'ora è ancora Beretta a vanificare una splendida intuizione di Sturba. Sciarrone è ancora una volta superlativo nella chiusura. Al 32esimo accade l'incredibile, dietro la porta teatina. Nel settore riservato ai tifosi neroverdi si apre il cancello con successiva entrata in campo dei supporters del Chieti. Con molta fatica le forze dell'ordine e gli addetti al campo riportano la calma dopo 6 minuti. Quando tutto faceva presagire la ripresa della partita, ecco la seconda sorpresa. Si apre anche il cancello della curva est con l'ingresso sul terreno di gioco dei tifosi teramani. Incredibile, ma vero. E anche in questa occasione grande abnegazione delle forze dell'ordine che riportano la situazione alla calma. Dopo 9 minuti di sospensione, la gara riprende senza sussulti, sino al primo minuto di recupero con Guariniello lanciato in area del Teramo, corpo a corpo con Marco Aurelio, con l'attaccante di Donati che termina a terra. Tutto regolare per il direttore di gara che al 56esimo manda tutti negli spogliatoi. Nel secondo tempo Chieti molto deciso e convinto di poter raddrizzare il risultato. All'11esimo Tacchi combina bene con Biagianti che spara fuori dal limite dell'area. Al 18esimo è Terrevoli che lavora bene sulla destra, traversone per Lambertini che ha il tempo di prendere la mira e scagliare un fendente preciso e angolato che sorprende il portiere di riserva Pierini. Un giusto epilogo visto come si era messa la gara, con il Chieti molto più volenteroso e concentrato. L'ultima mezz'ora si gioca sotto una fitta nevicata e con i riflettori accesi. Da segnalare al 39esimo solo un'incursione del Teramo con il cross pericoloso di Angeli risolto in angolo da Lacrimini. Troppo poco per i padroni di casa oggi giù di tono di fronte ad un Chieti più tonico sotto il profilo atletico e desideroso di riprendere la corsa verso la salvezza. L'approccio è stato buono, abbiamo subito messo in chiaro la situazione, abbiamo fatto il gol, clamorose occasioni capitate ai nostri attaccanti per forse non chiudere, però indirizzarle in una maniera molto, molto importante. Sta di fatto che alla lunga poi è mancata convinzione, forse neanche faciloneria, perché tutti erano in difficoltà, tutti sono impegnati, ma non sono riusciti a trovare le componenti giuste per fare la partita che dovevamo fare. Devo fare complimenti a Lambertini che non ha mai fatto giocare e che oggi alla prima volta che parte titolare ha segnato il gol, quindi questo è già da riconoscerglielo pubblicamente. Poi c'è al di là dell'episodio delle nostre prime tifosi sul campo e poi i tifosi del Teramo in campo, però io ho parlato con i tifosi prima della partita, ho chiesto che ci stiano vicini perché solo i tifosi possono salvare una squadra o far vincere un campionato a una squadra, solo i tifosi. E quindi li ringrazio pubblicamente e gli dico pubblicamente che se loro ci saranno vicini fino a giugno, ci saranno vicini, la squadra si impegnerà alla morte per raggiungere quell'obiettivo. Questa interruzione che ci ha fatto andare probabilmente in tilt, che adesso sinceramente non me la so spiegare, io credo che le uscite di sicurezza devono essere per forza di cose non bloccate, perché ci deve essere la possibilità di lasciare gli spalti in caso di qualcosa che può succedere fuori, quindi però un po' più di controllo chiaramente andava fatto, però sono tutte cose che hanno complicato la giornata. Io posso dire una cosa, noi nonostante tutto, con tutte le difficoltà, siamo vedendo che ma tutte queste situazioni creano problemi a noi, arriveranno delle multe, arriveranno delle cose alla società, pagherà la società. Io non so come una società si deve comportare a fronte di questi eventi, perché che può fare la società? Cioè la società non può fare niente, paga le multe, prende le squalifiche e accetta passivamente quello che fanno. Cioè questa cosa dei cancelli, che se poi anche nel Teramo si sono aperti i cancelli, cioè veramente non c'è più un momento di sport, c'è solo una lotta, è una lotta a chi riesce a fare più danni, non lo so. Io sinceramente non mi sono accorto di niente, mi sono accorto soltanto delle urla dei tifosi del Teramo che... Dopodiché mi sono girato, ho visto che stavano entrando i nostri tifosi, ho guardato cosa succedeva, non è che
Niente, non devo fare niente, io ho aspettato che intervenissero le forze dell'ordine e basta.